Siamo ormai giunti al secondo appuntamento del campionato tricolore Motorelli che da Rapolano Terme si è spostato nei territori umbri, esattamente a Foligno, dove il locale motoclub capitanato dal presidente Giorgio Minelli ha coordinato l'organizzazione. Il territorio immerso tra le colline coltivate a olivo che lascia velocemente spazio alla montagna ha fatto divertire il folto numero di partecipanti che hanno raggiunto quota 250 per la 17ª edizione del Rally della Quintana, nome che nasce dalla celebre manifestazione che si svolge ogni anno a giugno e settembre. Alle 11 in punto sono scattate le verifiche amministrative per controllare che tutta la documentazione in mano ai piloti fosse regolare, subito a seguire le verifiche tecniche effettuate a pochi metri dal paddock. In ordine, i motociclisti hanno fatto passare sotto la lente di ingrandimento dei commissari tecnici le proprie moto che, tra prove fonometriche e un'occhiata ai libretti di circolazione, hanno dato il nulla osta per procedere alla competizione. C'è soddisfazione? E anche se il risultato sarà alla fine della competizione, comunque già adesso il numero dovrebbe conferma la tradizione dei motorelli del motoclub Foligno, l'operato del mio staff. L'organizzazione del percorso, la definizione del percorso è legata all'attività di due persone essenzialmente, Agostino Bordoni e Daniele Pelletti. E anche per questo secondo appuntamento non sono certo mancate le donne, anzi il numero delle motocicliste in rosa per la disciplina della navigazione è aumentato sempre di più di campionato in campionato. Ma quale sia la caratteristica principale che le spinge verso questa disciplina lo abbiamo chiesto direttamente a loro. La mia passione per i motori e la grinta di dover affrontare ogni giorno nuove esperienze e mi fa crescere molto, quindi questo è quello che mi aiuta tanto. Gli obiettivi sarebbe arrivare a fare nel 2013 un gruppo, una squadra femminile per farla 6 giorni. Poi anche l'ambiente è molto solare, molto bello, è bello stare tutti insieme e affrontare queste gare come un nuovo stimolo, qualcosa da superare anche mentalmente e fisicamente. Mi ha spinto appunto la voglia dei ragazzi e delle ragazze comunque a fare il motorelli. È molto bello comunque star tutti uniti e mi fa molto piacere essere qui alla seconda prova. E l'obiettivo di quest'anno principalmente è all'italiano enduro, fare qualche bella posizione, e dato che il motorelli, questo campionato, sono in testa alla classifica 50, speriamo comunque di mantenere la posizione. A tagliare per primo la linea di partenza domenica mattina è stato Matteo Graziani che nella prova di Rapolano Terme ha dato del filo da torcere al suo avversario di sempre Andrea Mancini, partito immediatamente alle sue spalle. A partire per terzo è stato Paolo Cecci e poi a seguire tanti altri piloti. Un percorso davvero impegnativo, 198 km di off-road da eseguire in 7 ore strutturato in due anelli di 99 km ciascuno. Nel primo anello, che si articolava verso nord, erano inserite due prove speciali in linea, rispettivamente di 13 e 11 km. Il secondo anello ha dirottato Lago della Bussola, subito dopo l'assistenza, verso sud con percorsi in larga parte inediti immersi in paesaggi mozzafiato in quota, prima di giungere ai 13 km della terza speciale di giornata, la più veloce delle tre. E a Foligno non sono mancate neppure le sorprese. Chi si aspettava l'ennesimo duello tra Andrea Mancini, Husqvarna CF Racing e Matteo Graziani, Aprilia e il team, è rimasto deluso. Il primo è rimasto a piedi per un guasto nella terza ed ultima speciale, mentre Graziani, con una caduta nella prima prova, è rimasto da subito attardato. Dopo la seconda speciale era in testa Andrea Cabas, Honda Asso Motor, per pochi secondi su Mancini, ma il forte endurista friulano nell'ultima speciale ha commesso degli errori di navigazione, terminando solo quinto assoluto. Via libera dunque per la prima vittoria assoluta di Glauco Cerpaglini, l'ex endurista che già lo scorso anno aveva fatto vedere ottime cose. Quest'anno il Toscano della Beta è partito ottimamente a Foligno, con altre prove speciali sempre tra i primissimi, è riuscito a far sua la gara precedendo di soli 3 secondi il compagno di team Paolo Cecci. C'è stata veramente una bella gara, il percorso era veramente bellissimo, complimenti agli organizzatori. Sono contento, finalmente è arrivata questa mia prima vittoria assoluta nel motorelli. Visto che ho iniziato l'anno scorso, vengo dall'enduro. Niente, tutta la squadra aspettava questa vittoria mia e niente, oggi è arrivata, sono veramente contento.
la dedico a tutta la squadra e alla Beta. Sono contento anche per il mio compagno di squadra Paolo Ceci, che è una bella soddisfazione, mi ha dato dei bei consigli e grazie. Reduce dal decimo posto nel rally mondiale di Abu Dhabi, il modenese è apparso quanto mai efficace e se non avesse perso una ventina di secondi nella seconda speciale perché non riusciva ad avviare la moto, sarebbe stato certamente il vincitore di Forlì. No, sono molto soddisfatto, la gara è stata molto bella, organizzata bene, tre belle speciali. Io preferisco quando sono più navigate, però capisco che non è sempre possibile farlo. Però sono molto soddisfatto, la soddisfazione maggiore è quella di aver regalato al team Dirt Racing un primo e secondo assoluto, tutti e due abbiamo vinto le rispettive classi, quindi questo è grandissimo e sono molto molto soddisfatto di aver fatto l'assoluto nell'ultima speciale, perché effettivamente sono proprio andato dentro veramente molto determinato, cercando di tirare al massimo e sono uscito convinto del risultato e alla fine il cronometro mi ha dato ragione. Quindi grandissima soddisfazione per tutti, un grazie di cuore a Paolo e a tutto il team. Terzo assoluto è terminato il maidomo Mauro Uslenghi, che sui percorsi enduristici umbri ha trovato pane per i propri denti. Siamo partiti questa mattina che ha piovuto la notte, quindi c'era molto fango e le pietre erano molto viscide. Poi invece l'ultima è arrivato un po' di sole, era molto piaciuta, si poteva attaccare molto di più. È andata benissimo, ho vinto la classe, terzo assoluto. I ragazzi hanno fatto tre speciali molto navigate, corte da 10 km ma molto navigate. Ho fatto tutto bene, sono andato via con il mio passo senza mai sbagliare. Diciamo che è andata bene, dai. Alle sue spalle Matteo Graziani, che grazie ad una terza speciale efficace è riuscito a risalire molte posizioni. Dietro a Cabas, quinto, troviamo Fabio Benetti e il rientrante Alex Zanotti. Ma l'appuntamento con i motorelli è ancora all'inizio. Molte le sfide, le speciali, i roadbook da affrontare prima di incoronare il campione assoluto 2011. L'appuntamento è davvero dietro l'angolo, solo altri 30 giorni prima della terza prova delle 8 previste dall'edizione 2011 che si terrà il 15 maggio a Cividale del Friuli.